ben trovati ad una nuova diretta di Mattina Live. Oggi iniziamo in compagnia di una delle più grandi leggende dello sport italiano, che racconta il suo viaggio incredibile, pieno di successi, che però sarà analizzato attraverso il racconto dettagliato degli strumenti che lo hanno accompagnato in giro per il mondo, ovvero le sue biciclette. E quando parliamo di leggende del ciclismo, naturalmente facciamo riferimento al grande Francesco Moser, che oggi è qui in collegamento a Mattina Live e che è l'occasione proprio proficua per raccontarci del suo nuovo libro, Francesco Moser, un uomo, una bicicletta. Buongiorno, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, la bici che vedete qua dietro, io adesso sono fuori in bicicletta, sono verso Bolzano rispetto a Trento e mi sono fermato qui da un amico che è anche il museo delle biciclette. Questa è la bici nuova, che può essere elettrica e muscolare, che abbiamo presentato assieme al Libero l'altro giorno a Milano, e sarebbe l'ultima nata, ecco, delle bici. Però sul libro naturalmente ci sono le bici che ho usato. Esatto, perché partendo proprio dal libro, Francesco, 10 capitoli per 9 bici che per l'appunto hanno fatto la storia del grande Moser, più una, quella magari che abbiamo visto alle tue spalle, che appunto si appresta a fare ancora la storia, la tua. Sì, perché oggi c'è questa opportunità di avere questa bicicletta pedalata assistita che aiutano anche le persone come me che hanno 70 anni, perché quando si passa una certa età le forze calano, allora se si vogliono fare delle salite è meglio farsi aiutare un po'. Comunque in pianura si può andare anche senza il motore, però in salita è bene averlo, perché non si possono fare troppi sforzi. Io mi ricordo quando ho cominciato ad andare in bicicletta, che andavo alle scuole medie, che andavo giù fino alla Vis e poi tornavamo a Luna affamati, che non eravamo neanche capaci perché c'era una salita abbastanza difficile a ritornare. Esatto. E comunque le forze erano diverse. Era diverso. Vogliamo partire proprio da quegli anni addietro, ovvero partiamo dal 1956 con la bicicletta che ti è stata regalata da tuo fratello Aldo, un dono che poi ti ha segnato la vita. Allora, visto che stiamo anche un po' raccontando qual è lo strumento, quale tipo di bicicletta utilizzato, io ti chiedo, quella regalata da tuo fratello, che tipo di bicicletta era? Era una biciclettina piccola che era, a quei tempi era una rarità, non è come adesso che i bambini hanno le bici, il triciclo, hanno i giocattoli elettronici, il telefonino, noi non avevamo niente. Io avevo questa bici, ero il solo che ce l'aveva a Paludi Giovo, e poi mio fratello, che era più grande, la usava anche lui e me la rompeva. E dopo ho avuto una delle prime bici da corsa, che è mia, diciamo, era un'Atala, che era quella che usavo andare a scuola, e credo di essere stato il primo a usare lo zainetto andare a scuola. Da quei tempi, mi ricordo, si andava anche con i libri legati con una cinghia, voi non ve lo ricordate, oppure con delle borse di pelle. E io, siccome andavo con la bici, dal calzolaio mi ero fatto fare due maniglie come di uno zaino, e a quei tempi nessuno aveva lo zaino, però ero solo io che avevo questo, perché ero obbligato a averlo per andare con per andare in bici. E parlando sempre di bicicletta, stiamo raccontando anche un po' l'evoluzione della stessa. Quando è arrivata invece la prima bicicletta da corsa? La prima bici da corsa che ho usato è stato nel 69, quando ho cominciato a correre, perché mio fratello mi ha detto: ah, devi provare a correre anche te. E allora, dopo il Giro d'Italia, mi ha dato una delle sue bici, che era marcata GBC, che non era una marca di biciclette, perché a quei tempi le squadre, anche dei professionisti, non erano sponsorizzate dalle bici, perché in quel periodo erano un po' in crisi la bici, perché ne vendevano pochissime. Allora le squadre dei professionisti anche sulla bici mettevano il nome dello sponsor, c'erano dei meccanici naturalmente che le facevano. Quella di Aldo, che poi ho utilizzato io, era una Lupo Mascheroni, che era un meccanico di Milano che faceva i telai, per dire, ma poi ce n'era altri come Colnago, De Rosa, adesso la Bianchi, tutti. E
In quel periodo lì, ripeto, la bici era in crisi, ne vendevano pochissime e anche chi correva con me, che ero giovane, a parte a me me l'aveva data mio fratello, ma uno per correre doveva comprarsi la bici, non è che le squadre come adesso li forniscono, li prestano le bici ai corridori e tutto, no, non succedeva questo. Non succedeva, esatto. Bisognava avere la propria bici, dopo se uno andava forte allora magari gliela davano la bici per correre. Io poi da questa... bici, quando sono andato in Toscana correvo con una bici del Serra e poi abbiamo cominciato nel 73 con la Benotto, che era una ditta italiana che però era in Messico, che poi io ero andato a Messico qualche anno dopo a fare il record dell'ora, per dire delle coincidenze, e poi nel frattempo le bici si sono evolute, sono diventate sempre più leggere. Sempre e poi più leggere quando... fino ad arrivare a quella che stiamo vedendo alle tue spalle. Intanto nove... E poi io quando ho fatto il record dell'ora, diciamo che ho introdotto un grande cambiamento nel mondo della bici, perché abbiamo usato questa bici molto aerodinamica, con le ruote lenticolari, eravamo Francesco... Esatto, volevo anche chiederti questo aspetto, perché ritornando al libro Francesco Moser, un uomo, una bicicletta, stiamo raccontando degli aneddoti, abbiamo visto grazie all'ausilio del nostro regista Salvatore Mondò degli scatti inediti, degli scatti ecco che hanno fatto la storia, la leggenda. Qui quale siamo tu con oggi mio sei. Figlio Ignazio che proviamo le bici nuove. Esatto, foto lì. Bellissime foto, ma al di là poi del tecnicismo, no? Della bicicletta che comunque stai raccontando ai nostri telespettatori, ti chiedo a quale di queste biciclette sei maggiormente legato e perché? Beh, certamente quella del record, perché è una bici che si differenzia da tutte le altre, che poi l'avevamo fatta anche per la strada con il cambio, i freni e tutto. Quella da pista è senza cambio, senza freni, si corre con un rapporto unico. Quando poi ho fatto la cronometro del giro dell'84, ho utilizzato nella cronometro di Verona nel giugno 84, quando ho vinto il giro su Fignon, ho utilizzato anche lì una bici speciale con le ruote lenticolari e tutto, e diciamo che quelle bici lì sono, come dire, mettono in evidenza il cambiamento della bici che c'è stato in quel momento, perché fino allora tutte le bici si può dire che erano uguali, cambiava il colore, cambiava qualche accessorio, ma non di più. Poi da quel momento è cambiato il mondo e adesso ulteriormente sta cambiando e ci sono bici che possono pesare anche 5 kg. I corridori devono correre obbligatoriamente con bici sopra i 6 kg e 750. Se non sono pesanti così, li mettono il piombo la giuria. Ah, ecco, questo aspetto sì. Non lo conoscevamo. Tra l'altro tu no, è perché se è troppo leggere può rompersi il telaio. E allora gli dico, è inutile che togliete il peso, che poi ve lo mettiamo voi. Che poi lo mettiamo noi. Tra l'altro questo aspetto tu lo conosci proprio personalmente, perché dal 1979 curi personalmente le tue biciclette, quindi mettendo grande insomma impegno soprattutto nell'aspetto tecnologico, perché lo stai dicendo anche tu, si può essere dei grandi talenti, però lo strumento può fare la differenza. Eh beh, certamente la bici è curata nei minimi particolari, che oggi le squadre hanno un'assistenza tecnica, meccanica che noi non avevamo certamente. Io mi ricordo nell'84-85 sono venuto a Napoli che avevo regalato una delle mie bici fatta su misura a Maradona, io ho anche le foto a casa, sì. E mi ricordo ero venuto allo stadio. E come è avvenuto questo incontro? Raccontacelo un po'. Ma perché noi avevamo un rappresentante delle biciclette a Napoli, ho detto gli dobbiamo dare una bici a Maradona, e lui ha combinato attraverso la squadra del Napoli, e io sono venuto a Napoli un giorno che c'era la partita, e prima della partita gli abbiamo regalato questa bici che avevamo fatto su misura per lui, e io ho le foto, ma ce l'hanno a Napoli i giornali, l'ho visto che le hanno pubblicate quando purtroppo Maradona è morto, hanno pubblicato anche una di queste foto. Che tipo di bicicletta era quella? Era una bici di quei tempi lì, dell'84, una bici speciale da corsa, fatta, era più piccola di quella che usavo io perché Maradona era più piccolo, però
poteva andare dove voleva se aveva voglia di allenarsi. Dopo io non lo so se l'ha autorizzata, mi piacerebbe ritrovarla con la bici, magari sarà in qualche cantina. Che peccato, sarebbe veramente peccato. Possiamo fare un appello, ecco, una sorta di ricerca. Potete fare una ricerca voi che siete a Napoli, dire chi è che ha la bici di Maradona. Dovrebbe, adesso dobbiamo trovarla e restituirla all'interno di un museo, sarebbe quel luogo ideale. Io ho il mio museo, la mettiamo lì se la troviamo. Magari, ecco, adesso parte la ricerca. Intanto stiamo vedendo alle spalle la decima bicicletta che potrebbe fare la storia. Ma intanto una bicicletta, Francesco, che stai utilizzando, che sicuramente utilizzerai in giornata, e quindi io ti chiedo: qual è l'allenamento tipo del ciclista di oggi, di Francesco Mosè oggi? No, ma io vado in bici per passatempo, perché non devo allenarmi, sono già allenato anche troppo. Io in bicicletta ho fatto più di 700.000 chilometri, adesso vado... Complimenti! ...per tenermi in forma, diciamo, adesso d'inverno. Magari un giorno vado a sciare, un giorno vado in bicicletta, un giorno vado in campagna e mi passo il tempo, insomma. Una bicicletta? Adesso tra qualche una settimana o due verrò a Napoli, perché ci sarà la tappa all'isola di Procida. Allora ti aspettiamo qui. Veniamo a presentare la tappa. Ti aspetto qui in studio allora, mese. Francesco, ti aspetto qui in studio per presentare la tappa, magari ci porti la bicicletta. Non lo so, lì è il comune che organizza questa cosa, io non so dove mi porteranno. No? Sicuramente sarai anche con noi per presentare questa tappa e per, ecco, conoscerci di persona. Intanto, Francesco... Perché fanno una tappa abbastanza difficile, ho visto che fanno parecchie salite, fanno un circuito lì a Napoli, e sarà la sesta, settima tappa di quest'anno, sarà verso il 10-15 di... Eccola qui, grazie per questa bellissima immagine, grazie al nostro regista Salvatore Mondò che l'ha ritrovata, e possiamo commentarla adesso proprio l'emozione, no Francesco? Lì, che emozione eravamo, provi in questo momento? Eravamo giù dove ci sono gli spogliatoi del Napoli e abbiamo fatto queste foto con lui in bicicletta, e dopo lui è andato a giocare la partita. Eccoci qua, un'esclusiva proprio per il nostro pubblico di Mattina Live. Perché l'avevo incontrato un po' di volte anche alla televisione, alla Domenica Sportiva, e gli avevo parlato, insomma, capitava di trovarlo in giro, insomma, e dopo avevamo avuto questo momento un po' particolare che gli avevamo dato questa bici. Grazie, e ripeto, mi piacerebbe ritrovarlo. Esatto, magari, ecco, abbiamo cominciato la ricerca, Salvatore Mondò, il nostro regista, puntualmente l'ha rimandata, ed ecco, è il primo ricordo. Chissà, magari riusciremo a ritrovarla fisicamente e appunto riporla in un museo, come giusto che non sia. Non credo intanto... che lui l'abbia consumata andare, se l'ha usata qualcun altro, ma non credo che lui... Lo sapremo, lo scopriremo ancora, Francesco. Ancora nuova. Francesco, lo scopriremo. Intanto ci piacerebbe anche conoscere un tuo pensiero, una tua riflessione sul ciclismo di oggi. Abbiamo parlato del ciclismo di ieri, l'evoluzione delle biciclette nella loro tecnologia, ma qual è il tuo pensiero sul ciclismo moderno? Ma oggi le squadre, i corridori sono organizzati in una maniera molto più raffinata di quello che noi eravamo, molto artigianali, diciamo. È stato dopo che ho cominciato a fare il record che è cambiato questo mondo. Adesso, se consideriamo, ci sono delle squadre che una squadra sola oggi, come potrebbe essere quella di Pogacar, la UAE, costa di più di tutto il ciclismo dei nostri tempi. Davvero? Sì, è così. Senta. Perché hanno una trentina di corridori, mezzi, cose. Beh, la squadra, credo che alla fine... questa squadra qui e la Ineos possono costare in un anno 25 milioni di euro. Beh sì, è un importo molto alto. E a quei tempi nostri una squadra non costava 1 milione di euro, no? Perciò 25 squadre. E andando invece proprio nell'individualismo, cosa pensa invece di Pogačar, ciclista moderno? Sarà lui destinato a dominare i prossimi anni? Ma soprattutto lui che è paragonato in questo periodo a Merckx, no? Che lei ben conosce, che tu ben conosci. Pogačar ha già vinto 2 tour proprio in questi giorni, ieri ha dato una dimostrazione di forza alla Tirreno Adriatico che ha staccato tutti, oggi ci sarà un'altra tappa difficile e lui si sta preparando anche per le classiche, ma soprattutto per rivincere il tour, perché mi pare che al Giro d'Italia non verrà,
ma lui è veramente di un altro pianeta, perché si vede quando anche 10 giorni fa, neanche la settimana passata, quando ha vinto la corsa a Siena delle strade bianche, ha siato tutti a 50 km dall'arrivo, è arrivato da solo e di dietro si sono praticamente annullati a vicenda per inseguirlo. Senta, invece in Italia, secondo lei, chi è che sta crescendo così bene che possiamo riporlo in una prospettiva tale da riuscire a vincere un qualche grande giro? Allora, noi abbiamo un corridore speciale che è Ganna, che va molto forte nelle cronometro, che ha vinto la prima cronometro del Tirreno Adriatico, che ne potrà vincere tante altre, però lui non è un corridore da corse a tappe, perché dove ci sono troppe salite, lui è un corridore che pesa più di 80 kg, è difficile superare le salite avendo un peso come quello di Pogacar, non è neanche 70 kg, sarà 66-67 kg, rispetto, è una differenza enorme da portare in giro. Però Ganna ha vinto le Olimpiadi, ha vinto i mondiali, vince il cronometro, vince anche altre corse, potrebbe essere un corridore adatto a vincere la Parigi-Roubaix o il Giro delle Fiandre, anche la Milano-Sanremo, che ci sarà tra poco. E dopo abbiamo corridori come Ciccone, come Colbrelli, che ha vinto la Parigi-Roubaix l'anno scorso, che però adesso non è presente perché è stato un poco bene. E dopo si spera sempre che arrivano i giovani, perché sono nello sport, sono dei cicli, ci sono dei periodi che magari hai i campioni, poi ne arrivano degli altri che sono magari di un'altra nazione, poi tornano e non è che siamo per forza è sempre i primi della classe, e questo è impossibile. Però magari accade ed è quello che noi ci auguriamo. Intanto bisogna sperare che arrivi qualcuno che batte Pogacar o Roglic, che stanno correndo anche dalla. Intanto noi abbiamo avuto l'onore e piacere di avere con noi una grande leggenda, no? Dello sport, ma soprattutto del ciclismo italiano, e oggi presentiamo appunto questo tuo nuovissimo volume, Francesco Moser, un uomo, una bicicletta, e io aggiungo una persona straordinaria che molto volentieri aspetterò qui nel nostro studio di Mattina Live quando sarai a Napoli per presentare questa nuova tappa. Grazie davvero Francesco, complimentissimi, un bacione a te e buona bici. Ciao, allora, buona se pedalata. Ci vedremo quando ci sarà il giro. Ti aspettiamo. A maggio. Salve. Ciao, buona giornata. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live.